Entro il 2028 si pagheranno più pensioni che stipendi. L'allarme della CGA, Brescia però è una delle province italiane più virtuose. Tazzina di caffè verso i 2 euro al bar, l'allarme l'ha lanciato a Assoutenti, rilanciando i timori dei produttori per i rincari. E parlando di economia, da settembre arriva su Live Massimiliano Del Barba con L'economia è di casa. Il Brescia cerca il bis dopo i 3 punti contro il Palermo nell'avvio di campionato, dalle 20 diretta stadio, qui su Live. Star Brixia, agente per Findomestic Banca. Contattaci all'800 14 55 39. Buonasera e buon sabato anche dal telegiornale. Se ne parla da tanti anni, quello del fatto che si paghino più pensioni che stipendi era relegato a una realtà del Sud Italia. L'allarme della CGA di questa settimana invece ci dice che non è solo nel Sud Italia, ormai da tempo è in tutto il paese, nelle province anche del centro-nord. Certo, Brescia anche ancora una volta e anche in questo caso fa eccezione. Nel mezzogiorno oggi si pagano più pensioni che stipendi, ma nel giro di qualche anno lo sorpasso è destinato a compiersi anche nel resto del paese. Entro il 2028 sono infatti destinati a uscire dal mercato del lavoro, per raggiunti i limiti di età, 2,9 milioni di italiani, di cui 2,1 milioni attualmente occupati nelle regioni centro-settentrionali. E quanto ha messo nero su bianco l'ufficio studi della CGA, che ha elaborato i dati dell'INPS e dell'Istat. Gli assegni erogati dall'INPS dunque sono destinati a superare le buste paga degli operai e degli impiegati occupati nelle nostre fabbriche e nei nostri uffici. Questo significa che a rischio c'è la sostenibilità economica del nostro sistema sanitario e previdenziale. Oggi, certifica la CGA, ci sono 11 province settentrionali che, come quasi tutte quelle del Sud Italia, registrano un numero di pensioni erogate superiori alle buste paga. Sondrio, Gorizia, Imperia, La Spezia, Vercelli, Rovigo, Savona, Biella, Alessandria, Ferrara e Genova. Tutte le 4 province della Liguria rappresentano un risultato anticipato dal segno meno, mentre in Piemonte sono 3 su 8. Delle 107 province d'Italia monitorate in questa analisi dell'ufficio studi della CGA, solo 47 presentano un saldo positivo. Le uniche realtà del mezzogiorno che registrano un segno più sono Cagliari e Ragusa. A livello territoriale, la realtà più virtuosa d'Italia è la città metropolitana di Milano, differenza tra il numero delle pensioni e gli occupati pari a più 342.000. Seguono Roma e Brescia con 107.000, poi Bergamo, Bolzano, Verona, Firenze. Brescia dunque è la terza città e provincia in Italia ad essere appunto più virtuosa anche in questo caso. Visto che abbiamo parlato di IMSS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha lanciato proprio in questi giorni un'app dedicata ai giovani, giovanissimi, coloro che iniziano il loro percorso lavorativo, con l'invito a occuparsi da subito, da quando sono giovani, della propria posizione previdenziale. Questa app che lanciamo oggi serve a stimolare sostanzialmente i giovani affinché possano iniziare a pensare da subito al loro futuro professionale. Faccio solo un esempio che forse ho portato. Io stesso, quando ho iniziato a lavorare, non ho pensato subito alla mia posizione previdenziale, ho pensato a rimboccarmi le maniche e a lavorare. Poi, quando arrivi in là e ci pensi, magari è tardi. Allora, invece, oggi è importante, proprio anche sulla base del fatto che stiamo andando verso il contributivo pieno, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire più contributi vengono pagati, migliore pensione uno si trova. L'ha spiegato il direttore centrale pensioni, Vito La Monica, l'ha spiegato molto bene, è molto chiaro, è molto semplice. Ecco perché a questo punto i giovani devono pensarci da subito. Prima ci pensano, prima costruiscono il loro futuro professionale anche attraverso una progettazione, una pianificazione. Prima potranno fare affidamento su un salvadanaio importante, utile loro direttamente e indirettamente, che l'INPS garantirà e pagherà. C'è un allarme, quello di Assoutenti, lanciato in queste ore, che ci fa sicuramente riflettere. Tazzina del caffè al bar a 2 euro. Sembra praticamente fantascienza, ma non lo è e non lo sarà, probabilmente a causa del rincaro proprio del costo del caffè. Fra l'altro a Brescia, insomma, capita già di pagarlo al banco anche 1,50 euro.
E i rialzi delle materie prime rischiano di spingere nei prossimi mesi il caffè al bar verso i 2 euro a tazzina. È quanto dichiarato in una nota a Assoutenti, commentando l'allarme lanciato in questi giorni dai produttori. In Italia vengono serviti nei locali pubblici circa 6 miliardi di caffè all'anno, generando un giro d'affari di circa 7 miliardi di euro solo per la classica tazzina di espresso, spiega in una nota il presidente Gabriele Melluso. Le quotazioni del caffè Robusta sfiorano in questi giorni i $4.600 la tonnellata, in aumento del 79% rispetto allo stesso periodo del 2023, evidenzia Assoutenti. Il caffè Robusto è quotato il 68% in più, da 147 centesimi per libra del 21 agosto 2023 agli attuali 247 centesimi. E parlando di rincari, ce n'è un altro che insomma preoccupa tutte le famiglie ed è ciclico purtroppo, perché si presenta ogni anno intorno a questo periodo, fine agosto, inizio settembre, quando iniziano le scuole, ed è proprio il caro scuola. Anche quest'anno sta per abbattersi sulle famiglie italiane la consueta stangata di settembre legata all'acquisto di libri e materiale scolastico per alunni e studenti. Lo fa sapere il Codacons, che ha calcolato come tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari, l'esborso complessivo per il 2024-2025 può arrivare a 1.300 euro a studente. Per quanto riguarda il materiale scolastico, in base alle prime stime, i beni che registrano i maggiori rincari sono zaini, diari e astucci griffati, ossia prodotti legati a marchi molto richiesti da giovani e giovanissimi, i cui listini seguono l'andamento della domanda. In questo caso, nei negozi specializzati, fisici o online, gli aumenti possono raggiungere anche il 15% rispetto allo scorso anno. Più contenuti e nell'ordine del 3% i rincari dei prodotti scolastici non di marca e non legati a cartoni animati, squadre di calcio o personaggi famosi. Previsti incrementi anche per i libri, avvisa il Codacons. L'Istat ha registrato infatti nell'ultimo mese aumenti medi del 4,9% sul 2023 per i testi scolastici. E anche di rincari parleremo da settembre in un nuovo spazio, un nuovo appuntamento con Massimiliano Del Barba, che arriva su Elive, caporedattore del Corriere della Sera, dorso di Brescia, e arriverà appunto su Elive con una sua trasmissione dedicata all'economia. L'economia è impresa, è finanza, è agricoltura, è servizi, è terzo settore. L'economia è politica. È uno sguardo internazionale sui fatti di tutti i giorni che ci riguardano da vicino. Di questo parleremo da settembre qui su Elive. E di economia e di commercio soprattutto si è parlato in questi giorni, dopo il regolamento del Comune di Milano, che di fatto ha un po' aperto la strada, o perlomeno ha riacceso il focus sul ruolo che dovevano avere i comuni nella pianificazione delle attività commerciali. Oggi aprire un'attività commerciale praticamente comporta la comunicazione al comune, il comune stesso non può dare diniego se non per casi assolutamente eccezionali. Il Comune di Milano, con il regolamento partito il 19 agosto, invece ha riacceso il faro proprio sul fatto che le amministrazioni comunali possano dire la loro anche in fatto di pianificazione e quindi di autorizzazione. Abbiamo chiesto all'assessore al commercio e alle attività produttive di Brescia, Andrea Poli, che cosa ne pensa. Noi è un dibattito che abbiamo aperto a differenza di Milano, non soltanto per le attività che connotano, quindi pubblici esercizi, diciamo così in genere, la movida, ma per il commercio in senso lato, perché comunque il tema è capire all'interno di quello del piano quadriennale del commercio, che con le associazioni di categoria stiamo discutendo e realizzando insieme, come poter andare a fare una regolamentazione che sia da un lato rispettosa delle direttive europee come la Bolkestein e delle normative italiane, che comunque lasciano correttamente un legittimo diritto di libera imprenditorialità. Dall'altro dobbiamo sapere che invece poi c'è un equilibrio complessivo da mantenere sulla città e quindi è probabile che alcune limitazioni ci debbano essere. Quindi è sicuramente una strada che si somma alla strada urbanistica, un esempio da seguire, vediamo, nel senso di dire che dobbiamo anche capire come poi la giurisprudenza si pone rispetto a questo regolamento, certamente un passo politico importante, perché va nella direzione comunque di
dare ai comuni la possibilità di intervenire laddove ci sono delle situazioni che vanno governate. Il tema autorizzatorio, il tema della possibile limitazione, il tema di poter governare nuovi insediamenti è centrale, e questo è una potestà che deve essere lasciata ai comuni. Quindi ben vengano le leggi nazionali e regionali che ci dicono che possiamo farlo, bene sarebbe un'opportuna riflessione su come in tutta Italia quali dovevano essere gli strumenti per poi attuarlo. Dalla prossima settimana prendono il via una serie di iniziative che caratterizzeranno, insomma, il mese di settembre, non solamente in città ma anche in tutta la provincia di Brescia. Partiamo dalla città ricordando che il 27 agosto inizia la Strada Festival. Che cosa succede dal 27 agosto al 15 settembre? Succede che è la Strada Festival internazionale, 17esima edizione. 27 agosto, 1 settembre, Parco Castelli, Parco dei Circhi, grande tendone, una compagnia italo-francese, Circo Zoé. Poi ci spostiamo nel centro storico, esattamente Carmine, San Faustino, via San Faustino, Largo Formentone, con altri appuntamenti sia per adulti sia per bambini e ragazzi. Siamo entrati in dialogo diretto non solo con la cultura ma anche con le politiche educative, quindi con vari assessori, con il marketing, e quindi abbiamo dialogato per poter portare e offrire alla città un panorama un po' più allargato rispetto al pubblico e a chi potrà godere di queste esperienze, entrando più nel discorso di luoghi e di persone che possono effettivamente godere dell'esperienza artistica, ma che diventa anche esperienza educativa, perché faremo dei laboratori per i bambini, per le famiglie, per i nonni che potranno giocare con i nipotini, con i genitori, insomma allarghiamo il panorama degli utenti. Martedì 27 agosto quindi la Strada Festival, il 1 settembre invece, dopo una lunga pausa, addirittura parliamo del periodo Covid, quindi dopo la pausa del 2020, tornano i Flora Vivaisti in piazza, questa volta saranno in Piazza Vittorio. 1 settembre, Brixia Florum, insomma si riprende soprattutto, la notizia che si riprende. Sì, esatto. Dopo alcuni anni di fermo, un po' causa della pandemia e altre situazioni, abbiamo approfittato di questa occasione con l'assessore, ci siamo trovati, abbiamo ripreso la collaborazione con l'amministrazione di Brescia, che era già in atto da oltre 10 anni, con Fiori Insieme e con Brixia Forum appunto. Di solito Brixia Forum Florum era sempre tenuta in primavera, e quest'anno per la prima volta la terremo in autunno, anche se probabilmente l'offerta di piante sarà un po' meno interessante perché in autunno c'è meno produzione, però avevamo voglia di ricominciare a portare il verde dei floricoltori bresciani a Brescia. Ci sarà peraltro una nuova location, come si usa dire ora, che è Piazza Vittoria, quindi anche una nuova sfida, perché le dimensioni di Piazza Vittoria sono molto più grandi rispetto a quelle di Piazza Loggia o Piazza del Duomo a cui eravamo abituati, ma sicuramente le aziende sapranno fare del loro meglio per portare tutto quanto è necessario a interessare i cittadini di Brescia al verde della nostra provincia. E visto che siamo in tema di eventi, ce n'è uno nel quale siamo anche protagonisti perché siamo coinvolti direttamente, e quest'anno non solo come media partner ma parteciperemo per scelta proprio editoriale, sto parlando del Brescia Pride del 7 settembre. Sabato 7 settembre torna il Brescia Pride, ci sarà anche il carro di Live quest'anno con le famiglie Arcobaleno. Un carro colorato con palloncini, bandiere, puff e soprattutto con le famiglie Arcobaleno. Al Brescia Pride sarà così il carro di Elive, che come ogni anno sarà anche media partner ufficiale dell'evento, con una lunga diretta dalle 15 alle 19.30 in TV sul canale 181, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. È una partecipazione fortemente politica, con la quale vogliamo dire che i bambini delle coppie omogenitoriali ci sono, esistono e frequentano le scuole, i GREST, le associazioni sportive proprio come
tutti i bambini delle coppie eterosessuali. Questi bambini devono avere gli stessi diritti di tutti i bambini e la famiglia è un nucleo di persone che si amano, non è solo quella cattolica o solo quella eterosessuale. Il governo e le istituzioni devono riconoscere e rispettare tutte le famiglie e tutte le scelte di persone libere e autonome di scegliere la propria vita. Quest'anno abbiamo quindi scelto di non raccontare soltanto il Brescia Pride, ma di parteciparvi attivamente perché i diritti non sono né di destra né di sinistra. I diritti sono di tutti e sono sanciti dalla Costituzione. Il termine famiglia non è di qualcuno, la famiglia è dove c'è amore. C'è una bella mostra che, di cui abbiamo già parlato, ma che vi voglio ricordare perché sono un po' gli ultimi giorni. È a San Felice del Benaco, è una mostra sulla salute mentale e a questa mostra ha partecipato anche Luca Gnizio, noto eco artist della nostra città. In quello che è la mia arte, diciamo che oggi si è realizzato un po' il sogno, perché ho sempre avuto l'aspettativa e l'obiettivo di trasformare quello che è l'arte in aiuto. Sostanzialmente è realizzato come aiuto ecologico, quindi aiutare le aziende a riciclare, si è trasformato negli anni in aiuto anche sociale, per il fatto che coinvolto dell'associazione, che in qualche modo diventava l'arte, diventava qualcosa di aiuto per la comunità. E oggi un piccolo sogno si è realizzato, perché è la prima volta che mi sono cimentato a, come dire, in maniera un po' timida, piccoli passi nel mondo, insomma, dedicato della salute mentale. Il mio concetto che esprimo in quest'opera For Last Drop è che in realtà tutto è superabile. Se vedete, è una grandissima sfida, è questa terracotta che si spacca e dalla quale nasce la vita. Quindi io direi che non c'è nulla di più rappresentativo della natura per rappresentare quello che è la nostra forza e la volontà che possiamo avere noi stessi per autoguarirci. Grazie. Parliamo del tempo, perché questo weekend è ancora weekend di grande caldo, poi alle vie della settimana prossima invece potrebbe riservarci qualche spiraglio di temporale o comunque di temperature più accettabili. La previsione per i prossimi giorni, partendo dal satellite, che ci mostra una penisola ancora sgombra da nubi grazie alla presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. Tuttavia nel corso del weekend un blando fronte potrà interessare le Alpi e marginalmente dunque porterà qualche acquazzone, qualche temporale sparso, specie nella giornata di domenica, proprio sull'arco alpino. Il resto d'Italia invece rimane ancora alle prese con l'anticiclone, quindi tanto sole e clima molto caldo. Vedete infatti le temperature che potranno ancora raggiungere punte di 34-35 gradi, specialmente nelle aree interne della nostra penisola e in Valpadana. All'inizio della prossima settimana però qualcosa potrebbe cambiare. In un contesto climatico sempre in prevalenza caratterizzato dall'alta pressione e da un clima caldo, un blando disturbo potrà portare dapprima inizio settimana qualche acquazzone temporale sparso al nord e poi tra mercoledì e giovedì anche al centro-sud, ma si tratterà probabilmente di fenomeni isolati e a carattere sparso. Per tutti i dettagli comunque vi invito a rimanere aggiornati e a consultare il sito o l'app di Trebi Meteo. Brevissima pausa, poi c'è lo sport, rimanete con noi. Tu vieni al Brescia Store, noi ti portiamo allo stadio. C'è una strepitosa novità che ti aspetta nei Brescia Store di via 10 Giornate 85 e all'interno di OB Elettronica in via Genova 4. Vieni a scoprirla. Brescia Store, Sky, OB Elettronica, Brescia Calcio. Non possiamo anticipare nulla, ma se ti piace andare a Rigamonti, ti aspettiamo. Allora parliamo subito di Brescia, perché tra poco daremo la linea a Diretta Stadio per seguire insieme la partita e le parole di mister Maran alla vigilia di Brescia Cittadella. Vincere aiuta l'autostima, vincere aiuta a fare le cose magari con maggior lancio, però noi siamo consapevoli che abbiamo vinto una partita e siamo felici, abbiamo vinto contro una squadra votata. Che però siamo concentrati sul nostro livello. Nel nostro livello noi dobbiamo alzare il nostro livello, che è comunque far bene e dare continuità a determinate prestazioni, sapendo che poi non è la caratura dell'avversario a magari creare difficoltà, ma è quello che tu poi porti in campo nel momento in cui devi darti un segnale. Non è, cioè, noi è un po' la mentalità che abbiamo qua dentro, è un po' questa, cioè non giochiamo contro,
incontriamo degli avversari, ma siamo consapevoli che poi la vera gara è contro noi stessi e cerchiamo di alzare il nostro livello. Se più lo alzeremo e più saremo bravi a portare partite di un certo tipo e partite diverse dalla nostra parte, dovremo essere bravi a interpretare le gare, perché questa gara sarà diversa da quella fatta contro il Palermo, per cui avremo altre difficoltà, avremo altre cose da affrontare e da superare, per cui sono i nostri piccoli step da continuare ad aumentare. E già scalpitano Fabio Petteroli e tutta la squadra per entrare in diretta con voi dalle 20 stasera. Dopo la grande vittoria contro il Palermo nel giorno dell'esordio, Valentina, si torna in campo e si torna allo stadio Rigamonti, dico bene? Eh sì Fabio, noi non vediamo l'ora di scendere nuovamente in campo e chi lo sa, per un'altra bella vittoria. Vi aspettiamo sabato a partire dalle 20 per seguire insieme un'altra partita casalinga del Brescia contro il Cittadella. Ovviamente noi ci saremo, come sempre ci siamo, il nostro programma Diretta Stadio e Live scendono in campo a fianco delle rondinelle. Seguiteci ovviamente sul nostro canale 181, sui vari social, per vivere con noi le emozioni del campo, e speriamo che ce ne racconti davvero tante questa sfida tra Brescia e Cittadella. Vi aspettiamo. Grazie a Fabio e Valentina, a loro la linea tra pochissimi minuti. Noi invece ci fermiamo qui con il telegiornale, le notizie non si fermano, continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, eccolo, livebrescia.tv, sul quale c'è anche la diretta del canale 181 del digitale terrestre, 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Notizie però soprattutto che arrivano sul vostro telefonino scaricando l'app di Live da Apple Store e da Google Play, completamente gratuita, poi sui nostri canali Telegram e WhatsApp e sui profili Instagram e Facebook. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito, rimanete qui se siete in mobilità, se siete fuori casa potete seguire Diretta Stadio come sempre e come tutta la programmazione di Live dal vostro telefonino. Noi ci vediamo lunedì, buona serata.